Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo il nostro telegiornale aprendo una finestra sul calcio, doppia seduta di allenamento quest'oggi per il Parma al centro sportivo di Collecchio in vista della difficile trasferta di domenica allo stadio San Paolo contro il Napoli. Amauri è tornato ad allenarsi sul campo anche se ha svolto una seduta differenziata, solo fisioterapia invece per Biabiani, altro giocatore in forte dubbio per la trasferta in Campania. Oggi proprio della trasferta a Napoli ha parlato il difensore Massimo Gobbi, che fu grande protagonista nella stessa partita lo scorso anno. Sentiamo. Lo scorso anno al San Paolo era stato protagonista con una rete del successo del Parma per 2-1 sulla formazione di Mazzarri. Massimo Gobbi crede fermamente che la squadra crociata possa fare bene anche ora, pur considerando i padroni di casa pienamente attrezzati per lo scudetto. Il Napoli è una squadra molto forte, una squadra che si giocherà alle prime posizioni del campionato, quindi sappiamo che è una partita difficilissima, tanti punti di forza, soprattutto è un gruppo che si sente forte, che ormai ha raggiunto dei risultati, quindi hanno una grande mentalità e quindi sarà molto dura domenica, però come abbiamo già fatto in passato si può andare a affrontare in modo giusto. Il giocatore del Parma, su precisa domanda, ha anche espresso un parere sulla posizione dell'ex giocatore del Gubbio Farina, che dopo aver denunciato una tentata combina non riesce ora a trovare squadra e che il sito internet stadiotardini.com ha proposto come possibile nuovo innesto per il Parma, una sorta di spot del calcio pulito. Ha fatto venire fuori quello di Marcio che c'era, ha raccontato la sua esperienza. Non succede spesso, poi succede che magari uno viene interrogato e poi magari si pente dopo, invece lui ha subito denunciato quello che gli è successo, quindi ecco, non c'è solo del Marcio, ma c'è anche gente che appunto pulita nel calcio, e lui è un esempio, quindi se viene da noi sarà sicuramente benvenuto. Il Parma tornerà ad allenarsi domani a Collecchio. Sul fronte Napoli invece da segnalare che Dossena per la corsia di sinistra appare decisamente favorito su Zuniga. Di calcio torneremo a parlare anche più avanti nella nostra pagina sportiva con un servizio dedicato in particolar modo a Ninis e Pavon, reduci dagli impegni con le proprie nazionali. Ora proseguiamo.